Lupo il Duce! Ciao a tutti e bentornati su Let's Play OI3. Qui con Double D Head abbiamo un'Italia bellissima, infatti siamo una delle nazioni più forti qui in questa partita, sicuramente lo dimostreremo ancora una volta dopo che nell'ultima parte abbiamo fatto davvero male sia alla Royal Navy inglese ma anche alla flotta francese, della quale abbiamo affondato l'orgoglio della loro Navy. È stata una bella battleship che adesso si trova qui sul fondo e vogliamo continuare così, ma prima di iniziare voglio aggiungere qui un war goal perché mi ero dimenticato di farlo, quindi il primo war goal che vogliamo mettere è prendere Nizza, che ci darà quindi 4 province a quanto pare di questa regione qui, e indipendentemente da quello che fanno i tedeschi ce la dovrebbero dare. Bene, in più mettiamo un war goal anche qui per Egypt and the Middle East, esattamente così ci danno tutto questo bel pezzo qui e sarà nostro, che potremo collegare quindi qui il nostro Nord Africa per arrivare fin qua. Benissimo, e ora abbiamo lasciato i nostri bellissimi heavy cruiser nuovi di zecca che avevamo appena deployato qui a Genova. Sono nuovissimi, ci ha messo un anno in produzione, adesso dobbiamo soltanto aspettare che l'organizzazione salga e poi li potremo già usare contro la perfida Albione. E ora vogliamo guardare 88-1, quindi vediamo se possiamo rimpiazzare questo destroyer un po' malmesso, esattamente con questo da 99 e magari questo 98 per toglierci questo qui che si rimette bene. Ecco qui, benissimo. E siamo pronti per partire. E come vediamo qui i nostri sottomarini ci hanno trovato un bel gruppetto di inglesi. E se ci andiamo su ci dicono che hanno a quanto pare 3 battle cruiser, una nave da battaglia. Quindi se tutto è corretto queste sono le informazioni che abbiamo. E credo proprio che a questi possiamo spaccare la faccia se solo vediamo questa freccetta, è la loro o la nostra? Ok, noi ci muoviamo di qui, quindi questa freccetta è la loro. Perfetto. Quindi si va direttamente, questa volta aggressivi, e stanno venendo qui o lì. Quindi noi scendiamo di qua, questa volta aggressivi, e vediamo un po' se li riusciamo a beccare direttamente ora. Li abbiamo presi e tra l'altro ci hanno attaccati qui ad Aosta, ma non ci faranno nulla. Li abbiamo presi, attenzione. Ecco qui, una nave da battaglia la hanno, più la Hood che dovrebbe essere, forse potrebbe essere un battle cruiser, perché noi non ne abbiamo di queste. Questi sono gli heavy cruiser, dovrebbe essere un battle cruiser, quindi anche una nave abbastanza pesante. Sono già scappati gli stronzi? No, non così amici. Andiamogli dietro, perché ecco, ad Aosta abbiamo vinto. Non può finire, ecco qui, li abbiamo ripresi, questa volta non potranno scappare. E vai, guardate qui. Guardate qui, questo deve essere andato, questo battle cruiser di merda. Esatto. Il loro bombardamento non sta servendo a nulla. Ed è risuccesso. Abbiamo affondato l'orgoglio della Royal Navy, l'HMS Hood, che era probabilmente quel battle cruiser, è stata affondata dall'RM Caio Duilio, ecco. Scusate, ma non conoscevo il nome. La nostra battleship non si è fatta quasi nulla e ha distrutto l'HMS Hood. Perfetto. Perfetto. Sono posizionate molto bene le nostre, quasi quanto le loro, ma noi, visto che abbiamo una penalità, siamo messi benissimo. È perfetto, perché se ce la facciamo gli riusciamo anche ad affondare la nave da battaglia HMS Ramilies, che ricordo un po' Ramirez,
E se gliela affondiamo, ragazzi, abbiamo preso due piccioni con una fava, ma l'HMS Hood, importantissima, il Pride della Royal Navy, e qui gli spacchiamo il morale, benissimo. Vediamo adesso se riusciamo ad affondare qualcos'altro. Ok, quindi il Better Cruiser, HMS Hood e un Destroyer li abbiamo preso. La loro battleship è quasi distrutta, quindi se riusciamo ad ingaggiare un'altra volta prima che loro possano scapparsene qui al porto, facciamo davvero una gran cosa. Vediamo. Dove cazzo stanno andando adesso? Hanno cambiato rotta. Porca puttana. Speriamo, speriamo, speriamo di prenderli. Non li abbiamo presi, non li abbiamo presi. Ah, porca puttana, sono scappati. Forse sono andati qui a Malta, forse sono andati oltre. Fatto sta che non siamo riusciti a dargli l'ultimo colpo a quegli stronzi. Sì, credo si siano rifugiati proprio qui. Ah, porca. Qui tra l'altro che sta succedendo? Ok, i nostri sommergibili hanno a quanto pare avvistato qualcos'altro. Credo comunque che abbia una vita pericolosa al momento, quindi facciamo meglio a rimandarli un attimo in base. E noi, che siamo messi abbastanza bene, andiamo un attimo a dare un'occhiata quassù, a vedere cosa succede, perché sembra che questo sia il nostro giorno fortunato. Quindi io sono ancora lì ad aspettarci. Che cos'è? Ok, un trasporto francese. Benissimo. Vediamo un po' qui chi c'è. Ah, abbiamo preso gli inglesi, chissà perché stanno qui. E gli abbiamo beccato una battleship che gli stiamo per affondare. Però hanno anche una portaerea, quindi stiamo attenti. I nostri interceptors non sono pronti, giusto? E lì non arrivano perché non hanno la range. Vediamo un po' se ce la facciamo senza farci troppo male. Gliel'abbiamo affondata, credo. Stiamo affondando tutto ciò che hanno. E gli abbiamo affondato una battleship. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Adesso loro se ne tornano qui. I coglioni. E noi, con delle navi danneggiate, torniamo al porto di La Spezia dopo aver affondato due navi pesanti degli inglesi. Perfetto. E le nostre battleships non si sono fatte nulla, e questa è la cosa migliore, quindi adesso le possiamo staccare le navi danneggiate e possiamo subito ripartire. Quindi togliamo 1, 2 destroyers, 3 destroyers, un light cruiser, 2 light cruiser, 3 light cruiser, porca puttana. 3-3 Levi cruiser. Ok, 3-3 e 1. E vediamo un po' se abbiamo qualcosa da rimpiazzare. Quindi questo è perfetto. Poi 3 light cruiser, dicevamo. Ce li abbiamo? Ce li abbiamo. Questo è quasi al top, quindi lo mettiamo. E se avessimo 3 destroyer sarebbe perfetto. Un altro destroyer, benissimo. Saremo quasi pronti per partire. Vogliamo aspettare però un po' di tempo. Abbiamo vinto la battaglia di Aosta. Cosa credono di fare? Sì, siamo ancora messi bene, quindi non dobbiamo fare nulla. I tedeschi invece non stanno attaccando il Belgio, forse stanno aspettando che passi l'inverno, non lo so. Il Belgio se lo stanno tirando giù, quindi però non si allenerà mai perché dovrà poi, prima o poi, essere attaccato. Benissimo, ragazzi, quindi la nostra battaglia qui sta andando benissimo, intendo la nostra guerra marittima. Sì. Qui purtroppo non prendono abbastanza supplies, ma d'altronde li stiamo rifornendo soltanto qui da Olbia. Eh sì. E non è certo ottima la situazione lì. Adesso vediamo un attimo.
attimo. Ok, qui non abbiamo nulla da cambiare. Betta chips. Sarebbe bello avere betta chips nuove, ma come vedete stanno facendo un gran lavoro le nostre betta chips così come sono. Non si fa nulla, sono immortali. E Cavagnari ha raggiunto la skill 6, quindi ha un altro punto skill da raggiungere per raggiungere il suo massimo di 7, che lo rende davvero bravo. E sì, aspettiamo qualche giorno, tra l'altro qui dobbiamo alzare i reinforcements assolutamente. I supplies vanno bene così per ora. Perfetto. Questa qui la togliamo anche questa. Bene, adesso eh sì, è tempo di ricercare queste qui. Stiamo arrivando. Anche se non lo so se siamo già pronti. Questo tra l'altro non l'abbiamo. Potremmo farlo, ma potremmo anche non farlo. Perché tanto ci mette soltanto 100 giorni. Al momento le unità a terra non ci servono per forza. Supply production non sarebbe male, ma la cosa ancora più importante sono queste due qui, che ci fanno passare più supply tra le province. Quindi queste ce le mettiamo, che sono importanti e non ci metto neanche troppo. E poi le prossime saranno, poi vedremo. Ora sono molto molto più interessato a continuare le nostre battaglie navali. RM Gorizia, che è messa maluccio. Aspettiamo qualche giorno, esatto. Ok, già hanno affondato il convoy Civitavecchia Olbia, che è una stronzata. Se questo lo ribasiamo a Napoli. Ok, adesso può sicuramente mettersi a raidare questo passaggio qui. O meglio, questo passaggio qui, esatto. Così non ci rompe troppi coglioni quando noi andiamo qui. Bene, questi non ci metteranno più molto e siamo in verde su tutte le navi, quindi continuiamo la nostra grandissima avventura. Stavolta andiamo difensivi perché non vogliamo esagerare. E abbiamo già ingaggiati perché chissà perché stavano qui ad aspettarci. Speriamo che niente portaerei, ma tre navi da battaglia. Questo è pericoloso perché non so se siano molto migliori delle nostre, anche se noi qui ne abbiamo quattro. Loro sono posizionati molto meglio avendo meno navi, quindi potrebbe essere pericoloso. Ok, quindi pian piano vediamo un po' come ce la caviamo. Wow, le stiamo distruggendo a quanto pare. Le stiamo distruggendo, esatto, e queste le voglio distruggere. Prima di continuare, benissimo, spero siano, wow, due battleship in una battaglia. HMS Malaya, come l'Himalaya, e la Warspite, due navi da battaglia e un light cruiser a costo di uno dei nostri light cruiser. Purtroppo ne abbiamo perso uno. Eh sì. Forse dite voi, ma è soltanto uno. No, perché noi non abbiamo la capacità adesso di produrne altri. Dura tantissimo e non possiamo permetterci di perdere altre navi. Però uno dei nostri light cruiser a costo di due battleships inglesi, ok, posso accettarlo. Loro dove stanno andando? Tra l'altro qui a Nizza. Esatto, si sono messi qui e questo mi spingerebbe a... Cazzo, 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 cazzo. Dobbiamo un attimo ribasarci qui per vedere chi buttare fuori. Allora, questa battleship è danneggiata, le altre stanno bene. Poi un destroyer, un light cruiser che si è fatto molto male. Le altre stanno bene, cioè le altre stanno benissimo.
Qui se avessimo un heavy crew, eccolo qui. Almeno per provare a rimpiazzare la nostra battleship. Andata, un destroyer qui ce l'abbiamo. E il light cruiser che abbiamo perso, ce lo rimettiamo così. E adesso facciamo passare un po' di tempo sperando che loro escano presto dal porto di Nizza, perché avevano un'altra battleship che potremmo distruggere. Eccoli qui. Ragazzi, questi li dobbiamo prendere. Questa sarà la battaglia decisiva. Questi che cazzo stanno facendo? Non hanno i supplies. Tornate a casa. Ok, dicevamo, la battaglia decisiva. Spero sia la stessa battleship che ci stanno. Dai, 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 dai. La ingaggiate, porca puttana. Ingaggiate, ingaggiate. Oh, cazzo. Cioè, dove stanno andando? Perché non riusciamo ad ingaggiarli? Ah, sono qui. Sono qui. Cazzo. Ah, qui c'è un'altra flotta. Mi stanno prendendo per il culo. Io ne voglio beccare una. Ok, stanno andando di qua. Porca puttana, chi era? Eh sì. Ed è un gran peccato che non abbiamo preso nessuno. Se adesso aspettassimo qui, cosa succede? Cioè, non passa più nessuno. Vabbè, forse passano da sotto. Quindi rimettiamoci qui, per favore. Come facevamo un tempo. Questa volta aggressivi come non mai. Oltre ai francesi del cazzo. Ah! Ok, c'è stata una battaglia molto veloce nella quale loro hanno perso un heavy cruiser, perfetto, perché sono forti anche quelli. Sì, non ci siamo fatti nulla. Oh, cazzo, che succede? Ah, sono francesi e non inglesi, anche se qui vediamo degli inglesi, e gli stiamo facendo male, a quanto pare. Vai, 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 vai. Benissimo. Ah, erano francesi e inglesi insieme, abbiamo distrutto dei light cruiser, incrociatori leggeri, non ci siamo fatti nulla, quindi possiamo continuare ad aspettare qui. Che ne passano altri. Ecco qui gli inglesi che non riusciamo ad ingaggiare, chissà perché. Poi a volte potrebbero essere sottomarini, stavo dicendo. Ma ci becchiamo dei maledettissimi battle cruiser come quella che abbiamo affondato prima, la Pride della Royal Navy. Sperando di non morire. Cazzo, abbiamo un light cruiser che le sta prendendo. Cazzo. E adesso hanno una porta. E questi qui non ci arrivano. Non ci arrivano. Porta aerea. No, porca puttana. Ok, non abbiamo perso nulla. Loro hanno perso un incrociatore, e adesso ce ne dobbiamo scappare perché ci siamo fatti male. Però non abbiamo perso nulla. Non abbiamo perso nulla. E gliene stiamo dando di mazzate. Gli abbiamo affondato varie navi importanti, due battleships, battle cruiser, anche degli heavy cruiser. Quindi per ora siamo messi bene. Nostri destroyer a pezzi. Poi, le battleships comunque sono ancora messe bene. Navy cruiser. Sì. Servono 5 destroyers a posto, quindi dobbiamo un po' vedere. Vediamo un po' se abbiamo. No, non ne abbiamo. Abbiamo questa che è una. Ok, due, tre e quattro. Vabbè, un destroyer in meno non ci ucciderà. Poi, ecco, un heavy cruiser pronto. Ce l'abbiamo. E di light cruiser ne abbiamo una. Perfetto, di nuovo le nostre 25 navi. E questi nostri heavy cruiser sono pronti. Sono pronti, si può dire che sono pronti, quindi
andiamo anche noi qui, le uniamo a questa flotta e se ci dovessero servire, gli altri heavy cruiser li mandiamo. Infatti credo che, visto che al momento operiamo con una betta chip in meno, anche se un heavy cruiser in più ce l'avevamo messo, però questo all'89 lo possiamo tirare fuori e ne mettiamo uno dei nostri nuovi di zecca che per la prima volta useremo in battaglia. Quindi facciamo passare qualche ora. Ci servono più rinforzi. Ci hanno preso anche Mogadiscio, maledetti. Ma presto ci vendicheremo. Perché stiamo dominando il Mar Mediterraneo, che non è un oceano, è a due sbocchi, entrambi vigilati da altrui. Ma non per molto, ragazzi, non per molto, perché li stiamo per distruggere. Guardate lì come si è messi bene. Voilà. Tutte al top, tutte sopra il 95%. Partiamo per un'altra offensiva qui nel Mediterraneo. Andiamo all'attacco. Cosa fanno i tedeschi poi? I tedeschi non fanno un cazzo, ok. Stanno aspettando l'inverno, si bevono il tè caldo, mentre noi siamo qui a combattere perché siamo mica dei fannulloni. Non affatto. Francesi, rimanetevi nel porto perché mi sono rotto i coglioni di voi. Io voglio gli inglesi. Dove sono? Si sono cagati addosso, secondo me. E sono spariti. Dove cazzo sono? Quanto tempo passa? Noi siamo qui da almeno 24 ore e loro non ci sono. Dove cazzo sono gli inglesi? Com'è possibile? Ma dove sono? Forse sono qui a Malta. Vediamo un po'. Ah, ecco, mannaggia la puttana. Io dico dove sono ed eccoli qui. Benissimo, vediamo, 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 vediamo. Cioè non c'è nessuno, secondo me si sono cagati addosso, gli abbiamo danneggiato tutte quelle navi che si sono ritirate. Andiamo un attimo qui, ed è pericolosissimo quello che stiamo facendo, perché se qui ci beccano con le portaerei son cazzi, ma dobbiamo andare a vedere se c'è nessuno. Ma non c'è nessuno. Oh cazzo, Gibilterra. E oltre non si passa ovviamente perché? Perché hanno chiuso. Se solo potessi sapere. Quest'unità. Ragazzi, se non c'è nessuno. Cosa? Se non c'è nessuno, no? Cosa ci sta ostacolando? Chi ci ferma se adesso noi prendiamo le truppe e le buttiamo qua su? Io torno indietro. Non c'è più nessuno. Prima erano qui a rompere i coglioni, adesso non c'è più nessuno. Quindi adesso noi. Non ci credo che non c'è un cazzo di nessuno qui. Andiamo a prendere delle truppe e le sbattiamo su Gibilterra. Gli facciamo passare la voglia di essere nati, perché una volta chiuso Gibilterra non la prendono più. Io sono prontissimo e potrebbe essere un comando suicida perché forse ci stanno aspettando qua fuori con le portaerei, ci distruggono tutte le truppe e le navi, ma dobbiamo provarci, sì o no? Siamo impavidi perché il Mar Mediterraneo non può essere il carcere che umilia il nostro vigore di vita. Quindi prendiamo la P40 per fortificare poi Gibilterra una volta presa. E poi prendiamo. Tre di queste.
Ma ora è più importante i marine che si trovano, se non mi sbaglio, qui a Palermo, esattamente. E adesso ci dobbiamo muovere perché se capiscono ci fanno male, perché abbiamo le truppe a bordo, abbiamo una penalità altissima perché abbiamo tutti i trasporti e i... Ok, quindi Ravenna, Sforzesca, quarantesima. Oh cazzo, che stava succedendo? Ok. Allora. Tra l'altro potremmo magari lasciare anche qualche transport qui. Esatto, secondo me tutte queste cose non ci servono a noi. Vediamo un po'. Quindi Ravenna, Sforzesca, quarantesima, la P40 e i mitici Marine, ce li carichiamo su. Esattamente, ragazzi. E adesso ci proviamo. E andiamo qui. Wow. E qui ci sono delle navi. Ma io spero siano soltanto dei sottomarini che provano a affondarci con voice e non ci possono fare del male. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Le battleships francesi non ci volevano. Oh porca puttana, che gli stiamo facendo? Ok, se ne sono andati. Ragazzi, dobbiamo andare subito. Dobbiamo arrivare. Un landing craft è messo malissimo. Oh porca puttana, chi c'è qui? Ragazzi, questa è pericolosa. È pericolosa. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Indipendentemente da chi ci sta aspettando qui, non possiamo tornare indietro. Non possiamo tornare indietro. E adesso selezioniamo due marine e ci buttiamo anche una di fanteria normale. Anzi no, perché non abbiamo spazio, perché i marine, anzi abbiamo spazio per una. Praticamente cosa intendo? Dipende dalla larghezza di combattimento. La larghezza qui dovrebbe essere di 10. Se i marine qui hanno una larghezza di combattimento di 4 l'uno e una delle nostre divisioni normali hanno una larghezza di combattimento di 2, allora ci buttiamo due divisioni di marine e una normale. La buttiamo qui. Ok, la battaglia di Gibilterra. Qui ci hanno attaccati. Una battleship. Cosa succederà? Gliela stiamo affondando. Gli abbiamo affondato di nuovo l'orgoglio della loro navy di merda. Ci hanno affondato un light cruiser, ma ce la stiamo facendo. Purtroppo stanno arrivando anche i francesi. Non so se andrà a buon fine, ma ci dobbiamo provare. Hanno soltanto un'unità di garrison, la quale stiamo provando. Oh porca puttana, i francesi, quante ce ne hanno mandate? Quante cazzo di battleships ci hanno mandato? Abbiamo perso una. Ah, porca puttana. Abbiamo perso un destroyer e qui ci stiamo mettendo un po' di tempo. 67, dai, vai, 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 porca puttana. Porca puttana, muovetevi. Dai, dai. Wow, stiamo per vincere, stiamo per vincere. L'organizzazione sta precipitando. I francesi di merda. E vai a cagare, e vai. Abbiamo affondato l'Algérie, che era un heavy cruiser. E guardiamo la battaglia, ce l'abbiamo quasi fatta. Il morale della garrison precipita, intendo l'organizzazione. Ce l'abbiamo fatta? Porca puttana. E abbiamo vinto!
Rebase. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso Gibilterra. Gennaio 1940, 5 gennaio 1940, abbiamo preso Gibilterra, ci siamo messi qui con le nostre navette e gli abbiamo spaccato la faccia. Tra l'altro qui loro hanno ancora delle navi loro e adesso lasciamo qui i nostri landing crafts, lasciamo qui le navi più danneggiate. Esattamente. E visto che loro qui hanno navi nel no nostro porto, dovrebbero uscirsene a momenti, quindi noi proviamo a spaccargli la faccia definitivamente. Esattamente, ce la facciamo. Portaerei. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Stanno scappando, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Adesso la domanda è quanti supplies servono qui. Ok, ci sono 162 supplies. Adesso ci servirà un convoglio che manda i supplies qui a Gibilterra. Quindi adesso andiamo qui. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso Gibilterra, adesso l'unica cosa sarà mantenerla. Ma abbiamo preso un victory point importantissimo, Gibilterra, 7 victory points, ma non solo questo, anche una victory condition, ma per noi ancora più importante, passo 1 di 2 per chiudere il Mediterraneo, perché adesso gli inglesi di qui non passano più. Non ci credo che siamo già riusciti a prendere Gibilterra. Dopo delle incredibili battaglie navali, non abbiamo quasi perso navi. Questo è il primo passo. Il secondo passo sarà prendere anche il canale di Suez, ma la parte più difficile è stata questa. Perché questo è stato un lungo tragitto. E qui invece le truppe ce le possiamo portare molto più facilmente. E questo poi sarà il ritiro delle truppe inglesi completo, perché loro verranno spinti qua giù nel deserto, forse anche distrutti, e non avranno più modo di farle arrivare. E da qua giù, beh, possono fare quel che cazzo vogliono. Addirittura qui sono fermi e non fanno un cazzo. Quindi siamo riusciti a prendere Gibilterra? Io ancora non ci credo. E purtroppo il nostro tempo è finito anche per oggi, ma se vi è piaciuto questa volta, per favore mettetemi un mi piace, perché è stata un'operazione importantissima che siamo appena riusciti a fare. E quindi, se vi è piaciuto, mettetemi un mi piace, perché anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.